primo approccio, curiosità, sono venuti tutti del quartiere a dare un'occhiata, a fare un giro. Allora, io mia moglie, che non è mia collega, ma vivevamo già così un po', quindi comprando al massimo possibile al mercato, prodotti sfusi o diversi, c'è la possibilità di non sprecare sia l'imballaggio, che siano vestiti, alimentare, non alimentare. E poi abbiamo avuto la possibilità di aprire un negozio con questo marchio, siamo stati in contatto con loro per 6-7 mesi, vedere un po' dove aprire, quando, com'è, e quindi ci siamo lanciati e abbiamo aperto questo negozio. Questo è il reparto legumi invece, giusto? Legumi. Questo parco. Allora, abbiamo, l'unica cosa è che non abbiamo niente di fresco, cioè tranne le uova, dopo si va da cereali, riso, legumi, tutto secco per forza, pasta, vino sfuso, oli profumati, farine, frutta secca, colazione. Farina? Quanti tipi di farina avete? Allora abbiamo, allora, a memoria così, noi abbiamo una decina, 15 quasi. La farina tipo zero, normalissima, fino all'integrale, poi diverse farine un po' più specifiche, tipo l'altamura rimacinata, una senatore capelli, quindi due grani antichi. Quindi prodotti ne abbiamo più o meno, se ricordo bene, 900. 900, qui dentro adesso ci sono 900 insieme, prodotti in totale. Per tutto il franchise, no? Ne abbiamo 750. Già non si chiama KCCP, creato pure dalla NASA, quindi passo dopo passo seguire diverse azioni. Poi dopo su questo fatto dipende anche delle normative e della legge. Su alcuni prodotti non c'è la possibilità di venderli scusi, ecco perché ad esempio noi abbiamo alcuni prodotti con il voto a rendere. Stessa base di quello che si usa per il corpo. I detersivi abbiamo per i piatti a mano, sì. Le tasche, la lavastoviglie. Ah, ok. Poi dopo Marsiglia, Aleppo, sia liquidi che ingotti da 200 da 300, quindi corpo, mani, capello, diciamo, una volta al mese così, perché dopo se no sono adatto, diciamo. Poi il tele del bucato. È un bucato un po' più floreale, dato la cava, lavaggio di catti, ammorbidente, poi chiuso per i pavimenti, la cava in generale. Che è successo con questo flacone? Cioè, è entrato? È arrivata la signora, la cliente, con il suo flacone portato da casa vuoto. Io ho pesato il flacone vuoto, ho fatto la tara, l'ho riempito con l'ammorbidente, in questo caso, sarebbe dovuto essere qualsiasi detersivo per la lavaggio, invece degli piatti, tutti i prodotti che abbiamo qui in negozio. Adesso dopo ripasso a prendere. Sì, va a prendere il nipotino a scuola e dopo passa e trova il flacone pronto.
giocattolo, se uno già ce l'ha, se lo devo portare qui io a presto. Io faccio la ricarica con questo, se qualcuno ha già un barattolo. Quindi diciamo quelli più bravi, tra virgolette, vengono con una borsa di diciamo... quelli più bravi io non ho niente. Noi invece dobbiamo spiegare tanti prodotti, perché uno vuole un tè, per esempio, abbiamo tanti dealer, e quindi cerchiamo di spiegare tutte le specifiche di ogni prodotto. Insomma, molta pazienza per chi compra, ma anche per chi vende. Sì, quello sì. Vi faranno diciamo, le qualunque le domande. Le stesse domande. Vediamo.